La legge sul dopo di noi è qualcosa di molto importante perché risponde, al di là dell'aspetto legislativo, a una domanda angosciosa di tanti familiari sul futuro dei propri figli. È una domanda alla quale non si può rispondere solo in una maniera, cioè non può essere solo l'attore pubblico a rispondere. C'è bisogno di tanti, c'è bisogno delle famiglie, c'è bisogno delle associazioni, c'è bisogno, e noi a Sant'Egidio abbiamo un'esperienza molto lunga in questo, di creare dei progetti che partano da un legame personale con le persone con disabilità, perché tutto ciò che non è personale diventa spersonalizzante, diventa anonimo e diventa pericoloso per il futuro delle persone con disabilità. A Sant'Egidio noi abbiamo scoperto che l'amicizia, la prima forma di superamento della segregazione, la prima forma di superamento dell'esclusione, l'amicizia di Sant'Egidio con i disabili è una delle tante risposte che ci sono, devo dire che funziona.